C'è un detto che dice il ricordo è un poco di eternità. Se è così, allora, alcuni non moriranno mai del tutto. Un anno fa il cielo era grigio, livido, proprio come oggi. Le nuvole non riuscivano a trattenere la tempesta, quasi un presagio di quello che di lì a poco si sarebbe scatenato dentro tutti coloro che conoscevano Francesco Mazzaferro, o professori, come lo chiamavano tutti, a Roccella. Era stato insegnante nella scuola elementare per 40 anni. Francesco, uomo di grande cultura e impegno civile, fu consigliere ed assessore comunale negli anni 80 e 90. È mancato improvvisamente il 21 ottobre dello scorso anno. Ciccio era anche un poeta dialettale, acuto e pungente. Un'attività quasi sottaciuta, di cui andava fiero, ma era schivo le celebrazioni. La sua spiccata vena poetica si contrapponeva alla sua riservatezza. Solo pochi amici eletti conoscevano infatti la profonda ispirazione che scorreva nelle sue vene. Gemme poetiche che danno ai lettori innumerevoli motivi di riflessione. Poeta per intima esigenza del cuore. Basta leggere una delle sue numerose poesie raccolte oggi per volere della famiglia nel libro Chi i tempi, chi non ci su più, per toccare con mano la profondità di sentire, la nobiltà d'animo e l'amore per la sua famiglia. Un amore ancora forte e vivo nei corridoi di Telemia, fondata dal figlio Giuseppe, attualmente una delle prime emittenti regionali in quanto ad ascolti, di cui lo stesso Francesco è stato sostenitore e insieme indispensabile propulsore, l'anima e l'essenza di molte trasmissioni e inchieste, autentica guida spirituale e foriero di grandi insegnamenti. Ciccio Mazzaferro è tutto questo e molto più di quanto altro mai le parole potrebbero esprimere. Lo sappiamo bene noi di Telemia, abituati a cogliere ogni prezioso suggerimento, dal montaggio alla spinta giornalistica, passando per le relazioni sociali, sempre con affetto e stima, a volte silenziosamente da quel dietro le quinte che lo contraddistingueva e con quel sorriso che a volte sembra ancora di intravedere girandosi verso la sedia che amava occupare. Da attento osservatore, Ciccio Mazzaferro ha sempre saputo ritrarre ed evidenziare con acume e ironia il bianco e il nero dei nostri tempi. Tempi per tutti noi segnati dalla sua presenza, anche adesso, nonostante i 12 mesi trascorsi senza di lui. Testimone del forte legame con il passato, senza mai perdere di vista il presente e senza mai perdere la speranza. Le tracce che ognuno di noi lascia dietro di sé dovrebbero servire proprio a questo, ad essere ricordati con la stessa intensità con la quale oggi è impossibile non ricordare lui. È la storia di un marito, di un padre, di un maestro, è la storia di un uomo, ma è anche la nostra storia. Per questo motivo abbiamo voluto così ricordare Francesco, certi che da lassù, tra una poesia e l'altra, continua a sorridere e a indirizzare il cammino di tutti i suoi cari. Il ricordo è un poco di eternità. Io ho trovato più difficile leggere queste poesie che quelle 911 pagine, che sono un volume colossale, che poi sarebbero 1600 pagine di quel grande lavoro su Bruzzano. Ma che cosa intendo dire in due minuti? Che noi ci troviamo dinanzi ad un poeta vero. Noi abbiamo soltanto ascoltato le poesie recitate bene, ma non abbiamo mai avuto l'opportunità di capire la musicalità del verso. Indine vernacolo, tutti parlano, tutti fanno poesia, tutti dicono e scrivono sciocchezze, perché il variegato panorama della letteratura calabrese ci porta nelle condizioni dove tutti sono scriventi e tutti sono poeti, ma se proviamo ad analizzare le cose non rimaniamo sempre con un pugno di mosche. Per quel che riguarda questa silloge, Chi i tempi, chi non su più, 38 poesie che sono state realizzate da una mano sicura che conosceva e sapeva strutturare la poesia stessa. Che cosa intendo dire con questo? Tutti sono poeti, ma non da strapazzo, perché anche se questo grande lavoro frutto di meditazione, allora che ben venga. Tutti poeti e non dicono niente. Ciccio la poesia la costruiva momento per momento. E la mia presentazione non ha pretese grandi, vuole essere soltanto un segno di testimonianza, di affetto, di stima, di apprezzamento per l'amico, ma anche un riconoscimento per il poeta, perché con i suoi versi, scritti in dialetto, ci ha trasmesso un grande patrimonio di valori ed ha saputo dare voce ad un mondo ormai scomparso, facendo rivivere il genius loci, in un periodo in cui il processo di dematerializzazione, con la conseguente crisi della identità,
sta determinando l'annullamento in nome della modernità e della globalizzazione di qualsiasi legame con il passato. La scelta del titolo "Chi gli tempi, chi non ci so più, canti dell'anima" non è casuale. Vuole esplicitare il profondo legame tra l'autore e il mondo del passato nel quale egli si è formato, nel quale ha vissuto le esperienze più significative della sua vita che connoteranno lo stile della sua esistenza. Quello che noi siamo da adulti è ciò che abbiamo iniziato a ricevere da quando siamo bambini, e soprattutto Francesco ha ricevuto tanto dalla sua famiglia di origine.